Una simpatica stradina sterrata ci porta alla frazione di Ronco. Entreremo a visitare l'elegante parrocchia dedicata a San Zenone, martire del IV secolo, che il Cossali ha ritratto unitamente a San Carlo Borromeo nella pala dell'altar maggiore in adorazione del Cristo risorto. Sulla parete ai lati dell'altare, due reliquari sulle cui ante, in squisita fattura, il Ferramola ritrasse i santi bresciani Faustino e Giovita. La volta del presbiterio è affrescata con una imitazione di una alta cupola che dovrebbe dare luce all'antico organo, fronteggiato da una cantoria altrettanto elegante. La parete di fondo è impreziosita da opere dell'Angelo Inganni, che risaltano per le vivaci colorazioni e per i significativi riferimenti biblici, sia nella sovrastante lunetta, sia nei riquadri inferiori. Alte sulle pareti laterali si impongono le figure dei quattro evangelisti. Sopra il fonte battesimale, una cinquecentesca tela di autore ignoto rappresenta Santa Polonia tra San Mauro e Sant'Antonio Abate. Più in alto, un'altra tela del 600 presenta Gesù battesimando nelle acque del Giordano. Eppure del 600 la linea Madonna con Bambino del secondo altare di destra, mentre in quello di fronte la pala rappresenta la cena di Emmaus ed è opera dell'Inganni. Sempre dell'Inganni la tela del primo altare di destra, dove si raffigura San Luigi. Uscendo dalla parrocchia, una veloce occhiata all'ex canonica dove ebbero residenza i monaci di San Faustino, che per tre secoli curarono la parrocchia di Ronco. Una breve sosta per una classica partita a 3-7 alla moda bresciana, con i caratteristici gesti di segnatura consentiti dal gioco. Nella contrada non possono fuggire alla nostra attenzione gli affreschi esterni laterali di facciata della chiesetta dei Santi Fabiano e Sebastiano. All'interno sono raffigurati i padri della chiesa. Quattro passi tra ville e vecchie case, alcune restaurate, che ci ricordano le vicende storiche di questa contrada.